Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Allora ragazzi, ci eravamo lasciati qua in attesa di iniziare subito questo big match. Big match che appunto ci vedrà giocare contro la Roma laggiù, a Roma. E niente, che dire, iniziamo a giocare. La Roma, per chi non se lo ricordasse, per chi non avesse visto il precedente video, è prima, noi siamo settimi. Siamo a 6 punti dalla zona Champions, che è occupata dal terzo posto per ora dalla Juve. E niente, i giocatori ci sono. E quindi iniziamo. Il calcio inizio lo battono loro. Andiamo, vai Armstrong. Dio buono, Iorissede. Attenzione, Maremma cane. 1-0 Roma dopo 20 minuti. Attenzione, mamma mia, Roma che rischia il 2-0. Attenzione, va Kenny all'ultimo. Vaca! Kenny! 1-1 allo scadere del primo tempo. Riequilibra le cose lui. Kenny! E andiamo, Dio. Boy, meno male. Ma è andata bene, meno male. Una mezza bua in difesa. A parte da Roma. E Cerny ne ha approfittato. 1-1. Finisce così il primo tempo. Proprio con il gol di Cerny. Appunto 1-1. E niente. Speriamo di ribaltare le cose. Nel senso di finire proprio la rimonta. La ribalta. Anzi, la rimonta no. Di ribaltare ufficialmente la cosa. Quindi niente. La Mastur. Metto Pereira perché è un po' stanchino. Mastur. E niente. Bene così. Mamma mia, palo. Attenzione, Cerny. Tira. Eccolo. Ribaltata. Vaca Cerny. 2-1. 2-1. 2-1. E andiamo, di. Sempre lui. Boia, di. Che bello. Che bello, ragazzi. Che bello. Boia, di. E ora esce, via. Perché è stanchissimo. Allora, facciamo così. Mettiamo Benassi al suo posto. E mettiamo Cerny. Sì, mettiamo Zemel al posto di Cerny, che va mediano, centrocampista difensivo. Via, vai. Vai Armstrong. No. No. Maremma cane, il portiere era anche clamorosamente fuori porta, leggermente più piano e più bassa, ragò. Rifatti ora Armstrong, non ci voglio rede, palo. E tira Zemelo, in bocca, in bocca. E andai che è finita, dai che è finita. Vai Armstrong. Vai! E tira! Eccolo! L'astronauta! 3-1! Approfitta della modalità, diciamo, troppo offensiva della Roma. Infatti va a lasciare solamente due giocatori in difesa. E Armstrong la butta dentro, chiudendo definitivamente questa partita. E finisce così, appunto. 3-1! Andiamo a vincere anche questa partita. E andiamo, di. Ah, che bello, di. Che ribartone. Da 1-0 a 3-1. Meravigliosi, ragazzi. Meravigliosi. Attenzione, ragazzi, perché adesso ci aspetta una partita tutto perché facile. Andiamo a decidere il nostro destino in Europa League. Andiamo a giocare contro Valencia. Valencia già qualificato, al contrario nostro. In teoria non so se ci basta un punto, perché comunque Malmo a 5, noi siamo a 7. Non so come siamo messi a livello, sai, di differenza rete, questa CV. Resta di fatto che sicuramente dobbiamo vincere. Se vinciamo, siamo matematicamente qualificati. La squadra c'è, vuole mettere Blanco, cosa che prima non ho fatto, perché volevo dare fiducia a Dragowski. E niente, detto questo, iniziamo. Via, eccoci qua. Ultima partita del girone. E guardiamo un po' quali saranno le nostre sorti, quale sarà il nostro destino per questo torneo. Vai! Vai! Tira! No! Maremma cane, Zivkovic.
Attenzione Blanco! Ci salva! Cazzo, 1-0, Nainggolan al 41esimo. Siamo sotto. Attenzione, le ossi si fanno difficili. Finisce così il primo tempo, 1-0 Valencia. C'è sempre il secondo. Quanto sta il Malmo? 0-0 con Rubin Kazan. Momentaneamente saremo ugualmente qualificati. Però, purtroppo, è sempre lunga e può cambiare il risultato anche allora nel secondo tempo. Boh, andiamo intanto. Pensiamo a noi intanto, ecco. Mamma mia, manca appena fa doppietta in Nainggolan. Blanco ci mette le manone. Blanco, ancora. Però ragazzi, bisogna cercare almeno di fare un gol, boh, qualcosa. Cambio. Allora, leviamo Zivkovic, mettiamo Maximin che è stanco. Zivkovic, chiaramente. Mettiamo Pereira al posto di Cerny. E leviamo anche Mastur, facciamo questa cosa lì. Anzi, vai, facciamo così, vai. Tira! Tira the chic! Dio buono, ho voluto... Aspetta, attenzione! Attenzione, mamma mia. Rischia l'autogol. Purtroppo per noi non è successo. Tira Maximin! Non ci voglio rede. Non ci voglio rede. Finisce così. Purtroppo abbiamo perso. Bisogna sperare nel risultato del Malmo. Guardiamo quanto ha fatto. Anzi, purtroppo non si può vedere. Bisogna proprio uscire. Speriamo bene, ragazzi. 1-1 e siamo qualificati, ragazzi. E che culo! E che culo! E che culo! E andiamo, di immeritatamente. No, immeritatamente una sega. Perché comunque abbiamo vinto due partite di fila. Comunque fatemi vedere per correttezza, cioè, per correttezza, per sicurezza. Ragazzi, non mi lascia parlare. Va bene. come si fa? Qui, tabelloni, a regola. Dov'è? No, sbagliato, team cup, supercoppa. Perché non va, madonna santa, ma è lento sto gioco. Dai, vai, vai avanti. Come va, ragazzi? Oh, eccoci qui. Fate a gironi, quando vuole andare. Boh. Oh, oh, andiamo. Eccoci qui. Esatto, qualificati, secondi. Va bene così. Boh, Valencia è impressionante. Oh, yeah. Insomma, via. Ora pensiamo al campionato. Incredibilmente, andiamo a fare un'altra difficilissima partita. Partita però importante perché alla Juve, ora anche se vedo la classifica che è quarta, è sempre meglio se è possibile vincere, no? Tenerla lì. Anche se... Anche, addirittura ora è sesta, anche se comunque non tocca il discorso Champions League. Vabbè, meglio vince, meglio vince. Guardiamo un po' cosa accadrà, ragazzi. Allora, va bene, sì, le maglie. No, qui c'è fatto qualche cambio perché i giocatori giustamente sono stanchi. No, Benassi me lo tengo, metto un attimo di va. Metto per ora lui. Metto Pereira, vi. E metto anche Ceccherini al posto di Sar. Vai. Battiamo noi il calcio d'inizio. Dai, ragazzi, è importante. Vai, Old Chic. Tira Castagne. Eccolo lì! Tipo di Castagne. Dopo 3 minuti. Con una bomba di sinistra che va a prendermi nel suo piede. Nel 7. La strocca lui. Mi pensavo fosse fallo di Old Chic. Che sinceramente era fallo. Così meno male non è stato. Castagne di sinistro, la schiocca nel set dove il portiere non può sicuramente arrivare. 1-0. Dio buono Zivkovic. Mamma mia, Castagne. Se non sbaglio era Castagne. Rischia la doppietta. Dragoschi vola e smanaccia. Attenzione Old Chic. E tira. 2-0, Milan Old Chic al 26esimo. Mamma mia, come si gioca. Mamma mia, che partenza. Mamma mia, che finalizzazione. Meno male, almeno questa volta. E andiamo di 2-0, Milan Old Chic. E finisce così, 2-0. Bravi ragazzi, bene così. Teniamo questo ritmo e cerchiamo davvero di non fare delle dormite, soprattutto dietro. Comunque,
Sì, bene o male, a livello di condizione fisica non siamo ottimi, però non siamo nemmeno stanchissimi. Insomma, andiamo a farci con il tempo. Mamma mia, fuori, meno male. Cambio. Allora, leviamo Zivkovic, mettiamo Maximin. Mettiamo Mastur al posto di Pereira, leviamo Benassi e mettiamo Barella. Vai. Mamma mia, vai Zamelo! E calo finale di Zamelo! 3-0, ci mette la prima anche lui! E andiamo di... Mi pare che sia la prima rete con questa maglia per Zamelo, mi pare. Vabbè, comunque, 3-0. Boccolo Zamelo. Simone, attenzione! E finisce così! Vittoria! Giustamente meritata! 3-0, ragazzi! Certo di... Proprio incredibile, perché già era la Juve, difficile. 3-0, e la cosa ancora più sorprendente è che tantissimi giocatori erano stanchi per la partita di Europa League di prima. Quindi veramente, mamma mia, orgogliosi di questi ragazzi, anche se sono io che gioco. Comunque ragazzi, guardate la classifica. Ora siamo messi veramente, veramente bene. Anche se, diciamo, non benissimo, perché non siamo ancora, eventualmente, se ci andremo terzi. Siamo quinti a 2 punti dal terzo posto. Chi se l'aspettava, dato l'inizio di campionato c'è stato. Insomma, finito questo video allenamento, andiamo a fare la penultima, se non sbaglio, partita di questo video. La quarta, no? Facciamo appunto questa partita. Si gioca contro il Verona, laggiù a Verona. Vediamo un po' come andrà. Cerchiamo di mantenere, diciamo, comunque questo andamento, che per ora è buono. Allora, qui c'è Dragoschi, ma li mette blanco perché si gioca in trasferta. E no, va bene così, siamo belli riposati. Via, iniziamo. Battono il calcio inizio loro. Detto questo, dai, vediamo un po'. E vai Zivkovic! Ehi! Era rigore, ve lo lì. Ragazzi, era rigore netto, ma netto, netto. Beh, come cazzo ha fatto a far gol? Che palle, insomma, dopo 20 minuti Verona sblocca la partita di testa con Sala, vedi, dormita di Astagne, ma soprattutto di Blanco, perché cazzo era lì, ma di boh. Vai Bilal, finisce il primo tempo 1-0 Verona, poche emozioni, e che palle perché siamo in svantaggio. Insomma, andiamo a farci il tempo sperando ambi qualcosa. E tira! Dio buono, te! Mamma mia, meno male Blanco. Stavolta ha fatto il suo dovere. Cambio. Allora. Bisogna cercare di smuovere un po' la situazione perché non ci riesce veramente a fare niente. Facciamo così. Vai. Levato Mastur e Benassi, ho messo Pereira e Zamelo. E dai, e vai Angelino! Eccolo! Angelino! 1-1! Quando manca 10 minuti al termine della partita! Ci pensa lui a equilibrare le cose! Bello, via, rifatto in su, schiocco, hai fatto anche il dischetto tuo! Beh, la bombettina in sinistro, pam! Alle spalle di chi è Rafa, io lo so, comunque del portiere. Attenzione! Pereira! Tira Armstrong! No, 3 ore più girati. Finisce così, 1-1. Peccato, perché dopo aver fatto il gol del pareggio con Angelino c'è stata un'occasione, come avete visto, che è stata veramente sfruttata male. Sia Armstrong o Pereira. Tiravamo prima, forse potevamo addirittura ribaltare la partita ed appunto il risultato, magari portarci a casa 3 punti. Così però non è stato. Però nonostante tutto accontentiamoci di questo pareggio, di questo punticino, via, che comunque può far comodo, meglio di perdere, ecco. Insomma, andiamo a fare l'ultima partita, che se non sbaglio ci vedrà giocare contro l'Udinese. Credo sia una cosa mai vista nella storia. Comunque giochiamo proprio l'ultimo dell'anno, il 31 dicembre. Giochiamo in casa contro l'Udinese. Guardiamo un po'
Vai, le male vanno bene, sì. Aspetta, fammi provare a vedere come classifico. No. No, bene, sì, vai. Insomma, va, la squadra è questa, anzi, facciamo una cosa. Diamo un po' di spazio a Ceccherini, tanto per girare un po', e anche a Zemelo, così. E anche a Pereira, vai, ci siamo. Via. Iniziamo. Il Livorno, squadra che oggi c'è nei Concludiamo il video con la partita sotto la pioggia, tanto per non dimenticarla, insomma. Iniziamo, via. Calcio iniziale, hanno battuto loro. Bella roba, Zinkovic! Tira Seppelin! Dio, monode! Maremma cane, 1-0 Udinese. Dopo 13 minuti. Conterò, se non sbaglio. Via, subito in salita questa gara. Maremmane. Oh, menade. E tira Pereira! Eccolo! Che culo! Gol d'aviazione! Pereira, 1-1! Per un momento pensavo andasse fuori perché il portiere è stato veramente immobile, era molto fatica da prendere. Quello che credo sia Carnesis. Perché c'è tutto l'Udinese. Insomma, resta di fatto 1-1 Pereira. Ci mette la mezza firma lui perché l'altra la mette il difensore. Comunque era Berkic, mi pare. Vabbè, insomma, il portiere dell'Udinese non ha fatto niente, ma era secondo me fattibile invece da poter prendere. Insomma, 1-1 Pereira. E vai Zinkovic! Eccola lì! Ricky Zinkovic! Ribalta la partita! 2-1! Sempre nel primo tempo, al 42esimo! E andiamo de! Bello de! Da 1-0 a 2-1! Nel giro di po', ma 20 minuti nemmeno! E andiamo de! Zinkovic! Finisce così, 2-1! Siamo incredibilmente in vantaggio, abbiamo ribaltato il risultato! Insomma, speriamo di tenere questo ritmo anche se non tempo, perché se gioco sì, toccandomi chiaramente, lo dio, possiamo addirittura fare almeno un altro gol. Insomma, dai, iniziamo questo secondo tempo. Mamma mia, Zinkovic, che gol stava per fa. Un po' meno potenza e un po' più di precisione, bimbi, era gol per forza. Cambio. Allora, dato che si vince, sperando poi di non pentirmene, voglio mettere loro. Vai. E vai, via. Così. Attenzione Angelino. Piccionaia tutte le volte, ragazzi. Finisce così. Alla fine non siamo stati in grado di fare neanche un gol. Anzi, forse l'Udinese è addirittura più aggressivo di noi e ha rischiato di far gol. Quindi niente. Finisce così 2-1 come era finito il primo tempo. Un'altra vittoria. Cioè un'altra, via. Una vittoria, perché prima comunque si è pareggiato, però prima ancora si era vinto. Insomma, quindi niente, il video finisce qua e direi che è stato un buon video, assolutamente. E era mentre carica. Niente, arrivo alle conclusioni. E prima però voglio vedere la classifica. Innanzitutto siamo terzi. A pari punti con la Juve, però incredibilmente siamo sopra noi. Non so perché, forse per il gol, per la differenza reti. Insomma, quindi sono stracontento perché siamo tornati nelle zone, diciamo, calde, ecco. E poi niente, inizia a calciomercato, quindi a seconda poi, perché la proverò anche a chiedere qualche spicciolino Aldo, comunque. A seconda poi dei de soldi che avremo ed eventualmente i giocatori che venderemo, sempre se venderemo qualcuno, potremo appunto sistemare qualcosa e perché non migliorarci e niente, quindi vi aspetto nel prossimo video per iniziare questo calciomercato, proprio siamo al 1º gennaio. Spero che magari, boh, non lo so, possiate darmi qualche consiglio e niente, speriamo poi chiaramente di continuare a giocare così, perché comunque nel giro di chiaramente del gioco, nel giro di 2 mesetti siamo riusciti a tornare appunto, come detto prima, nelle zone alte, ecco. Quindi niente, arriviamo alle conclusioni. Allora, in primis vi ringrazio per la visualizzazione, come sempre. Poi vi ricordo di mettere o fare, se volete, queste 3 cose. Ovvero, mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Vi
perché così facendo potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su tutti quelli inerenti a questa serie qua, ovvero Livorno State of Mind. Quindi niente ragazzi, con la classifica marcatori che ve l'avete in testa, Dumbia, vi saluto. Ci vediamo al prossimo video. Vi aspetto. Ciao!